Ho già avuto modo in questo canale di raccontare come, riguardo ad Ampir, il mio cuore si divida a metà, si spezzi melodrammaticamente in due parti. Da un lato il Dampir, tutto azione, sparatorie, canini di vampiri snudati e sangue che invade le pagine e la mente del lettore, che è quello che poi io amo e che vorrei sempre leggere. Dall'altra il Dampir impegnato nel multiverso con tutto il codazzo di Amesha, angeli, demoni, servizi segreti infernali, tutte cose che mi provocano una noia praticamente immediata e che quasi mi fanno cadere sull'albo privo di sensi. Questo numero. Dunque, 259 della serie regolare, L'occhio dell'inferno, vedete la interessante copertina di Enea Riboldi, crea una sorta di fusione tra queste due anime. Quindi non so dire bene se mi è piaciuto, l'ho trovato più interessante che bello. Prima di tutto, il soggetto è stato scritto a quattro mani da Mauro Boselli, il creatore, insieme a Maurizio Colombo della serie, come sappiamo. Mauro Boselli, sceneggiatore del quale sul quale ho in passato espresso delle critiche. Devo dire che dopo lo strepitoso Snake Man, il cartonato alla francese di Tex, il mio apprezzamento per Boselli è tale che non mi secca fargli critiche, però purtroppo Boselli diventa, e l'ho già detto, e mi ripeto forse, però diventa verboso, usiamo questo aggettivo, proprio quando ha a che fare con la sua creatura, e cioè Dampir. Comunque, dicevo, Boselli scrive il soggetto insieme a Marco Febrari, che poi si incarica della sceneggiatura, mentre i disegni sono, per quanto riguarda le prime pagine del grandissimo Maio, uno dei disegnatori più iconici, direi, di Dampir, quello che personalmente preferisco, e Dario Viotti, altrettanto bravo comunque, che si sobbarca tutto il lavoro dell'albo praticamente da pagina 12 fino alla chiusura della copertina, abbiamo già detto. Dicevo, perché è più interessante che bello? Prima di tutto perché mette in scena un personaggio che mi è piaciuto molto, quello che potremmo definire il villain della storia, anche se un villain destinato a stringere una sorta di alleanza, immagino che il futuro ci dirà se è più o meno fragile con Dampir. Qui vediamo nascosto dietro un elmo, siamo a Gerusalemme nel 1100, nel pieno delle crociate, questo personaggio che vediamo essere molto abile nella guerra e, trattandosi di Dampir, è anche un vampiro. Anzi, è una vampira, perché quando si toglie l'elmo, vediamo che abbiamo a che fare con Azara, si chiama Azara, è un nuovo, io credo che sia un personaggio destinato a tornare nella saga dampiriana perché ha delle entrate piuttosto significative con la famiglia di Dampir, con il padre innanzitutto e con la zia Amber. E in effetti lo zampino un po' del padre di Harlan viene fuori in questa storia. Sostanzialmente la trama, diciamo, è una bella tramina che te la godi, insomma. C'è un MacGuffin, come direbbe Hitchcock, insomma, c'è un artefatto che deve essere trovato, che è appunto l'occhio dell'inferno per gran parte della narrazione, non capiamo neanche bene cos'è. In effetti Harlan serve per alcune sue caratteristiche molto particolari legate al suo stato di Dampir, che non vi anticipo e che giocano un ruolo decisivo nell'impossessarsi di questo strumento. E che viene anche siglato in qualche modo da un aureomotto latino, hoc oculus infernum videt, questo occhio vede l'inferno. Sono quelle frasi che siglano un po' i momenti esoterici, come succedeva
nel dittico di capolavori argentiani Suspiria e Inferno, doveva essere una trilogia, ma La Terza Madre è anche uno dei film più brutti della storia, non del cinema, dell'umanità, quindi io preferisco parlare di dittico. L'indagine di Annan parte tra l'altro per andare a trovare, per aiutare un giovane studioso che suo malgrado è coinvolto nella faccenda, ma che cosa succede? Non vi anticipo la trama, ma vi anticipo solo questo. Succede che a un certo punto, nel miglior stile boselliano, tutto diventa un casino, ma questo ci sorprende poco, cioè cominciano allora i dialoghi, spiegazioni, cose, qui è così, perché no, è così, è un'altra moda, c'è il demone Vassago che immagino dirà qualcosa a chi conosce molto bene la saga, direbbe qualcosa anche a me se avessi una memoria degna di un essere umano, ma non è così, però insomma in buona sostanza le cose si complicano, come piace a Boselli. A un certo punto c'è un momento che io non posso non considerare squisitamente metafumettistico, e questo forse c'è anche un po' di ironia nella redazione di Dampier, perché in un dialogo tra Kurjak e Tesla dice: confesso anch'io di non capirci più niente, vorrei poter entrare nella mente di Harlan per una volta, nella mente di Harlan o nella mente di Boselli e Febrari in questo caso. Ma più avanti c'è un'altra, come dire, ammissione di non capire niente, insomma, ecco, che però non lo trovo. Cavolo, scusate se vi faccio perdere tempo. Ecco, praticamente è Kurjak, eccolo qua. Kurjak, col fatto che ha fatto la guerra, non ha poteri paranormali, è un uomo, un essere umano come tutti noi, è anche un po' la bocca della verità, ecco, è un po' la voce del buon senso, e dice: c'è anche lui riferito a Vassago, questo demone, no? C'è anche lui, le cose non erano già abbastanza complicate? Sì, le cose erano già abbastanza complicate. Comunque, vi voglio far vedere soltanto questa bellissima scena in cui Azara ha a che fare con i Templari, stanno abbastanza cagati perché pensano di avere a che fare con un cavaliere, quando lei si toglie l'elmo, rivela il suo volto, e allora i soliti Templari sessisti dicono: no, ma te sei una donna, non puoi dare, e lei giustamente gli fa un culo così, trasformandosi in vampiro. Bene. Io mi fermo qui, quindi direi un Albetto che viaggia su, diciamo, per una metà viaggia un po' su quelle coordinate che mi trovano favorevole, quindi mistero, horror, perché comunque c'è Dampier e Kurjak e Tesla naturalmente che approcciano questo giovane studioso, no? C'è la giusta dose di suspense, eccetera, poi dopo si spara anche un po'. Azara è un bellissimo personaggio, io spero che torni, e spero che torni però lontano, anche se questa la vedo già più difficile, lontano dalle tematiche più strettamente fantasy, ma che torni per macinare dell'azione, e poi dopo tutto prende un po' la strada appunto di tutto ciò che riguarda multiverso, iniezioni e ribaltamenti e tutte queste cose qui, insomma, e basta. Io penso che è un albo che può, chi la pensa come me può, per chi la pensa come me, diciamo che può esaltare e deludere nell'arco di 98 pagine. Tanto vi dovevo, vi auguro una buona serata.